Benvenuti a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con me, Valentina Ferri, con Ilaria Guidantoni e con Filippo Tommaso Marinetti per festeggiare simbolicamente con lui questo primo centenario, questo anniversario del suo manifesto Tattilismo. Tattilismo di Marinetti che andò. Diciamo, debuttò, se vogliamo, al Teatro dell'Œuvre di Parigi esattamente nel gennaio del 1921 e che oggi siamo felici di poter ricordare e celebrare insieme. È un anniversario importante, a nostro avviso, a mio avviso, in quanto editrice del volume che trae. Che ci serve un po' per trarre spunto, per parlare del tattilismo e naturalmente non soltanto. Dicevamo, è importante a nostro avviso proprio perché il tema del tatto, del contatto, della vicinanza, ci pare quanto mai vicino, proprio in questo caso tematicamente, alle esperienze che stiamo vivendo ormai quasi da un anno. Quindi la perdita in verità del contatto, la perdita della possibilità di toccarsi, di vedersi, di abbracciarsi. E di tutto questo e di molto altro parla questo tattilismo. Il tattilismo è una rieducazione al tatto, proprio laddove a lungo l'umanità è stata impedita di arrivare con l'epidermide al sentire l'altro. Questo era accaduto all'epoca di Marinetti, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando questa umanità, costretta ad indossare maschere antigas, costretta quasi a brancolare nel buio, nel suo caso nel buio di una trincea, per molte altre persone nel buio della guerra, della mancanza di luce, della mancanza d'aria. Ebbene, tutto questo aveva generato panico, paura, isolamento. E in quel momento, poco dopo la guerra, Marinetti dice: sì, abbiamo disimparato a toccare, abbiamo disimparato il senso quasi mistico talvolta dell'epidermide che può comunicare con le materie e anche con l'altro. E quindi questo ritornare all'educazione del tatto ci sembra quanto mai importante oggi e forse sempre, diciamolo. Per me è veramente un grande privilegio poterne parlare, come dicevo, con Ilaria Guidantoni, magari facendolo precedere da una piccola lettura proprio di questa educazione al tatto. Io mi scuso, ogni tanto fluttuerò molto futuristicamente con lo schermo di questo mini telefono, perché confesso di stare utilizzando un telefono, ma questo non è un problema, anzi mi sembra molto futurista poter parlare. A Marinetti piacerebbe molto comunicare attraverso una finestra così piccola su un mondo così, così grande. Allora, l'educazione al tatto, che cosa dice Marinetti? Bisognerà tenere inguantate le mani per molti giorni, durante i quali il cervello si sforzerà di condensare in essi i desideri di sensazioni tattili diverse. Si potrebbe anche nuotare sott'acqua, dice, magari cercando di distinguere tattilisticamente le correnti intrecciate e le diverse temperature. E anche enumerare e riconoscere ogni sera in un'oscurità assoluta, dice, tutti gli oggetti che sono nella camera da letto. Questo è un buon modo per rieducarsi al tatto. Appunto, col dedicarmi a questo esercizio nel sotterraneo buio di una trincea di Gorizia nel 1917, io feci i miei primi esperimenti tattili, ricorda Marinetti. E qui importante, dice, non ebbi mai la pretesa di inventare la sensibilità tattile, che già si manifestò in forme geniali in un'altra autrice della quale magari parleremo dopo. Il tattilismo, dice lui, creato da me, è un'arte separata dalle arti plastiche, non ha nulla a che fare, nulla da guadagnare, è tutto da perdere con la pittura e la scultura. E dice, bisogna evitare, infatti, quanto più sia possibile nelle tavole tattili, la varietà dei colori, che si presta ad impressioni plastiche. I pittori e gli scultori che tendono naturalmente a subordinare i valori tattili ai valori visuali potranno difficilmente creare delle tavole tattili significative. Il tattilismo, dice Marinetti, a me sembra invece particolarmente riservato ai giovani poeti, ai pianisti, a tutte le persone che desiderano comunicare attraverso la pelle. Perché
Lo scopo è quello di creare semplicemente le armonie tattili e quindi di collaborare a perfezionare, e questo a me sembra molto bello, le comunicazioni spirituali tra gli esseri umani attraverso l'epidermide. Dunque comunicare quello che stiamo facendo adesso e comunicare forse attraverso l'epidermide, anche se in questo momento noi non lo stiamo facendo, però io sto tenendo in mano un foglio. Ilaria probabilmente a sua volta ha qualcos'altro, e quindi rieducarci a sentire con il tatto è un modo forse per ritrovare anche qualcosa di più elevato. Dunque, io credo che lascerò molto presto la parola a Ilaria per quanto riguarda la casa editrice con la quale stiamo uscendo, è FVE Editori ed è una casa editrice nata da poco, in un periodo appunto difficile, e proprio per questo. Così di sfida, se vogliamo. Mi è capitato di parlarne recentemente con una giovane che mi ha intervistata ieri. Qual era la sfida? La sfida è forse quella di trovare l'equilibrio proprio in questo momento, anche tra lo slancio, forse un po' incosciente, e il restare con i piedi per terra. Quindi FVE cerca di trovare un equilibrio sposando la bellezza e curando molto i libri che devono poter piacere anche al tatto. Speriamo che sia possibile farlo sempre di più e in modo così gioioso come quello che il sentimento che abbiamo adesso in questo nostro incontro. Gioioso, senza dubbio speranzoso, per tutti noi. Io inviterei a questo punto Ilaria Guidantoni, alla quale dobbiamo, come casa editrice, un bellissimo articolo che lei ha pubblicato parlando proprio di tattilismo, oltre che l'essersi interessata alla nostra nuova casa editrice, e quindi lascerei decisamente a lei e alla sua competenza e professionalità, il proseguio di questa prima parte. Grazie Valentina e benvenuti a tutti. A proposito di tattilismo, questo gesto rinvia in una sinestesia a due mani che si incrociano ed è un modo per sentire la stretta quando non la possiamo dare in modo reale. A questo gesto mi ha fatto ripensare pochi giorni fa il gestore di un ristorante kosher a Firenze. E mi ha ricordato il saluto tunisino con la mano sul cuore o con le due mani che si stringono, che è un modo per dire che anche nella distanza, nella non intimità, nella non confidenza che non si dovrebbe dare ad un primo incontro fra due persone di sesso diverso, si può però manifestare la nostra vicinanza. Tattilismo quindi è un orizzonte più ampio del tatto, così come lo si intende comunemente. Ma tattilismo è il rinvio al piacere della tattilità, anche di una tattilità solitaria, di una tattilità trasfigurata. E il nostro incontro è stato però un incontro reale. E vorrei dire che anche qui oggi noi siamo digitali, ma non virtuali, siamo persone in carne ed ossa, e questo è molto importante nella percezione e nella ritrovata percezione del sé, perché noi siamo virtuali quando confondiamo il reale con l'immaginario e pensiamo che l'immaginario possa assorbire, risolvere, ma anche far sfumare il reale, mentre noi siamo semplicemente digitali, usiamo questo schermo, ma dietro siamo persone in carne ed ossa. E qualche parola voglio spenderlo sul nostro incontro a Milano, appena la casa editrice ha debuttato. Io credo nella meravigliosa rete dei libri, nel senso che credo che la conoscenza attraverso i libri generi amicizie che veramente creano un tessuto nel tempo. Non a caso il mondo della letteratura si esprime con una sinestesia tattile, cioè con il mondo della tessitura, di trame, di orditi, del filo del racconto, del rischio di sfilacciare una storia e così via. E sicuramente quello che mi ha colpito è
l'entusiasmo, ma anche un po' l'azzardo di aprire una nuova casa editrice in un momento di grande crisi e dove già è difficile mantenere le librerie aperte, dove sicuramente non ci sono luoghi di incontro per presentare i libri. Vero è però, e sono notizie anche di oggi, che in qualche modo il libro sta tenendo come mercato, questa è una buona notizia, e forse sta tornando il piacere del libro come oggetto, che è quello su cui lavora questa casa editrice, cioè sulla tattilità della carta, sul recupero di una lettura che è un piacere ritrovato. Poi c'è la lettura veloce, la lettura tecnica, la lettura di tutti i libri che non possiamo comprare per questione di costi, per questione di spazio, per questione di tempo e quindi che sfogliamo digitalmente. Ma in qualche modo potremmo dire sono due tattilità diverse, direbbe Marinetti, la tattilità futurista degli occhi attraverso la tecnologia dello schermo e la tattilità invece dello sfogliare un libro in mano. Brevemente io mi presento per chi non è pubblico mio abituale. Sperando di incontrare anche i lettori, gli scrittori di questa nuova realtà e quindi la rete di Valentina. Io sono fiorentina, in questo momento vi parlo da Firenze, ho fatto studi classici, mi sono occupata poi di filosofia, mi sono occupata di corporeità, ho vissuto un periodo di tempo a Milano, quindi a Roma. E oggi mi divido, pandemia permettendo, diciamo, tra la Toscana, Milano e Tunisi, quindi questo mondo, mediterraneo del quale sono tornata ad occuparmi a vari livelli. Sicuramente, se dovessimo usare un po', così una dicitura, futurista, diremmo. Che cosa sei, chi sei? Beh, sono una donna mediterranea che racconto storie. A volte le ascolto, a volte le invento, qualche volta cerco di viverle. E le racconto soprattutto con la curiosità di capire chi è l'altro, di ascoltare le voci, ma anche di racconti particolari e sicuramente il mondo dell'arte e del cibo sono mondi che oggi, toccheremo. Venendo a questo libro che ho letto con piacere, brevissimo e densissimo, posso dirvi che c'è un futurismo insolito rispetto a quello che presentiamo. Di solito il futurismo lo conosciamo in modo aggressivo, distruttivo rispetto al passato, contro la memoria. Invece questo futurismo di Marinetti ha una sua tenerezza. È il futurismo della ricostruzione dopo un trauma, di una ferita, la guerra. Ed è interessante in questo senso perché è di una modernità sconcertante il suo testo sul tattilismo, tra l'altro il manifesto appunto compie oggi 100 anni, ma in coda c'è anche un testo inedito sulla meraviglia dell'aspetto matematico numerico che Valentina ha voluto recuperare, quindi una piccola perla che ancora non era stata scoperta. E è interessante l'attualità, dicevo, di Marinetti perché dice una cosa singolare, dopo un trauma come quello che hanno vissuto coloro che sono stati, insomma, legati alla Grande Guerra, che quindi appunto nel 1914 entravano in una situazione di fermento, la cosa interessante è che bisogna trovare un altro linguaggio, un linguaggio che si adegui ai nuovi tempi. Non è una cosa banale, perché il linguaggio appunto non è solo uno strumento di comunicazione, ma la lingua è una visione del pensiero. Usare lingue diverse, usare linguaggi diversi significa pensare in modo diverso. E la psicologia successivamente ha lavorato molto sull'uso delle parole. E in fondo, se uno mi chiedesse di dove vieni, io potrei dire sono italiana per parte di lingua, perché è la lingua che mi ha formato e quindi in qualche modo sono mediterranea nel momento in cui io studio le lingue classiche. Marinetti è molto forte in questa espressione e anche sulla memoria dice qualcosa molto bello, che è il fatto che debba essere resettata a volte la nostra vita, perché il passato ci lascia spesso tracce di dolore. Allora, dopo un trauma, la memoria, che è come la storia, il nostro patrimonio, quindi la nostra identità, che sicuramente tutti vorremmo conversare,
e che penso nel primo futurismo il tentativo di distruzione ci urta, soprattutto come italiani. In questa seconda fase invece è assolutamente importante, perché l'annullamento della memoria è curativo, terapeutico. E dice una cosa bellissima, dice che non bisogna tornare alla vita prima della guerra. Il ritorno a tutto come prima, innanzitutto è un'illusione, è assolutamente falso, ma nello stesso tempo, come dire, cristallizza l'esperienza. E quindi trovo che Marinetti, in un modo folgorante, ci dica: in fondo, no, perché dovremmo tornare a una vita agreste, a una vita serena, al mito del buon selvaggio? Noi dobbiamo andare avanti. Tornare a sognare non vuol dire ancorarsi ai miti del passato dell'età dell'oro, ma andare avanti. E in questo senso Marinetti appunto ci dà una grande lezione di umiltà, come Valentina hai letto bene nel brano. Non vuole essere l'inventore del tattilismo. Lui, che invece si sentiva insomma il portatore, l'araldo di una nuova religione, in questa fase invece si limita semplicemente a recuperare, però direi a creare una grammatica del tattilismo. E interessante appunto il concetto di sinestesia, cioè di questa tattilità espansa, perché dice potremmo vedere con i gomiti. E c'è un particolare però che mi ha colpito, il fatto che prenda distanza dalle arti plastiche. E è curioso perché il futurismo ha lavorato, e noi lo ricordiamo soprattutto per la grande scuola di pittura, e poi invece recupera però una dimensione nella tattilità con il gusto, con l'olfatto, poi accenneremo al concetto di cucina futurista. Perché è importante? Perché questi sensi sono sempre stati ritenuti meno nobili. Pensate che nel Settecento Immanuel Kant bollò di essere animale il senso dell'olfatto, il più basso. Però noi diciamo fiuto della vita, perché l'olfatto nella sua sinestesia invece ci porta a guidarci nella vita. E quindi il recupero del gusto, il recupero proprio del mettere insieme i sensi. In fondo mangiamo così, mangiamo con gli occhi, ma se ci viene proibito di sentire il profumo dei cibi o il gusto, la nostra visione di quel cibo rimane monca. E c'è una tattilità anche nel gusto. Il palato non si nutre solo di, diciamo, note di sapore, ma si nutre anche di qualcosa che è ruvido in bocca, che è liquido, che è untuoso. E questo è sicuramente un'innovazione su cui oggi forse non facciamo più caso, ma ai tempi di Marinetti fu davvero incredibile. A proposito quindi di sinestesia, visto che Valentina è stata molto sintetica nella presentazione di se stessa, ma in realtà anche grande cultura musicale, vorrei capire se esiste una sinestesia nel tattilismo con i suoni. Questo lo chiedo perché per associazione in quegli stessi anni Kandinsky, un po' prima del manifesto, ma contemporaneamente insomma all'esplosione della pittura futurista, scrive con i colori rimandi di suoni, per cui associa il blu, per esempio, al violino, il giallo al tamburo. E crea, ad esempio, in un bellissimo quadro che si chiama, se non erro, Piazza Rossa, facendo riferimento a Mosca, qualcosa che sembra una sinfonia di Schoenberg. Se noi mettiamo insieme, sono stati fatti degli studi, questi colori associandoli alle indicazioni musicali che aveva dato. Quindi vorrei sapere da te se hai ritrovato qualcosa di musicale. Guarda, certamente quando Marinetti suddivide le sue tavole tattili in sette tipi di diversi materiali che corrispondono ad altrettante sensazioni, nomina qualcosa che ha molto a che vedere con il linguaggio musicale, no? Si parla di, cioè, i bassi, gli acuti, sono spesso riportati anche a, adesso poi entreremo proprio in questo discorso che fai, ad altrettante sensazioni, o
o meglio, colori. Tu sai che si dicono, cioè si parla di colori musicali, no? Quindi questa è una delle primissime cose. Quindi una tonalità grave, una tonalità più cupa, più scura, una tonalità acuta invece è squillante. E questo si usa anche per i colori, il rosso squillante, il rosso vivo, il caldo di una. Quindi tutte le percezioni che sono tattili sono allo stesso modo. E ancor più credo, forse proprio quelle del tatto, legate anche al suono. Detto ciò, e per arrivare invece a quello che dicevi tu, mi è venuto in mente po poco fa, adesso mi permetto di parlare velocissimamente di me, uno dei prossimi libri che saranno editi da FVE, ammetto, è mio, ma non è una cosa che io così faccia. E ne farò abitualmente. Tuttavia, è una raccolta di testi pubblicati su vari giornali legati a tutto il mondo della musica. Si intitolerà La cioccolata di Euterpe. E quindi il mondo della musica, di scrittori che hanno avuto a che fare con la musica, da Petrarca a Montale, da Oden a Joyce e a molti altri. A musicisti che invece hanno avuto a che fare con il cibo, ad esempio, questo è un argomento di cui potremmo parlare con te, Ilaria, davvero piacevolmente, magari anche una seconda volta. E in uno di questi articoli mi sono occupata molto di Pasternak, che è stato un grande amante della musica, anzi lui aveva iniziato a studiare musica, e il suo idolo era Scriabin. E a un certo punto, purtroppo non ho sotto mano, una delle più belle pagine di una sua autobiografia è quella in cui lui racconta di come tutte le note che gli percepiva quando ascoltava questo suo idolo suonare in una dacia, in un capanno non lontano da Mosca nel quale si era ritirato, corrispondessero per lui ad altrettanti colori. Quindi in quel momento diceva: io udivo queste musiche, queste note che come cavalli imbizzarriti correvano lungo la neve, eccetera. Qui sembra già di vedere Dottor Givago, ma comunque ancora è molto di più, lui racconta, e ognuno di questi aveva un colore, il violetto, il lilla, quindi sono vibrazioni dopo tutto i colori e così la musica. E Marinetti, in quello che tu notavi prima, nel parlare, questo era uno dei brani che pensavo così di ricordare, nel parlare di gomiti che vedono e di altre parti del corpo che ascoltano e che percepiscono in modo diverso, quindi in modo sinestetico, mi sembra, quando lui dice, nasce un senso visivo sulla punta delle dita. E quindi ben ancora di più il senso visivo sulla punta delle dita può essere ancor più il colore all'interno di un orecchio, oppure un sapore associato, perché no, a un materiale. Quando lui parla di grezzo, di ruvido, perché non potrebbe essere appunto un piatto più granuloso, magari meno. Si apre un mondo infinito quando parliamo dei cinque sensi, un mondo naturale e anche di sensi soprannaturali, perché no? Quindi penso che sia molto interessante poterne parlare, magari se tu credi anche dire qualcosa in più se ritieni. Certamente magari il brano io lo leggerei più avanti per non fare troppe, però dimmi tu, perché sennò c'era una domanda che desideravo farti anch'io. Sì, io approfitto nel frattempo di salutare tutti gli amici che via via ci stanno scrivendo. Ecco, brava. E ho preso spunto, tra l'altro, visto il collegamento di Angela Fago della Galleria 360 di Firenze, e facevo un'osservazione sulla carta e appunto sull'importanza comunque della carta del libro, perché l'occhio su schermo legge in un modo diverso dall'occhio che tiene tra le mani della carta. E a questo proposito, poi
poi pensavo sia alla carta perché rilascia un suo profumo, ma anche alla carta come supporto della scrittura e dell'opera pittorica. Il Ah, disegno certo. nasce su carta e in Oriente, per esempio, la carta riso è forse un supporto quasi più importante rispetto alla tela per noi. Quindi la tattilità consente anche una grande versatilità a seconda delle culture, cioè è proprio vero che come ogni strumento ha un suo timbro, così ogni uomo ha la sua voce che è inconfondibile, ma anche la tattilità ci dà qualcosa che è assolutamente insostituibile, non Sì. Sono universalizzabile. d'accordo, questa è la ragione anche per cui noi abbiamo deciso di fare libri soltanto di carta, con copertine che si sviluppano anche sul retro del libro in modo che tutta l'immagine possa essere apprezzata una volta che il libro è aperto e dando molta, molta importanza al tipo di carta, la carta che viene usata. Nulla togliendo alle altre tecnologie, ma per noi il libro, il rapporto con le librerie, il rapporto con l'oggetto, noi abbiamo pensato addirittura a uno slogan, così in questo caso inglese, Wear your book, ma indossa il tuo libro, pensando al libro, qui, come un po' una seconda pelle. Chi di noi ha il grande amore per i libri, al di là dei grandi libri, così, d'arte, ma per la lettura su un libro cartaceo, conosce quanto sia prezioso talvolta poter averlo con sé, poterne sfogliare le pagine, annusarlo. A volte si macchiano, ma non ha importanza. Quella macchiolina di caffè che è rimasta. C'era una bellissima lettera di Catherine Mansfield che parlava di una ciglia, della ciglia dell'amato che era rimasta in questo caso in una busta, in una lettera, e che lei scrollava per vedere se. Per caso non ce ne fosse anche un'altra, perché questa era la possibilità di ritrovarlo. E beh, potrebbe rimanere anche tra le pagine di un libro, un profumo, il ricordo di un momento, e questo soltanto la carta ce lo può dare. E dunque, sì, ancora una volta il tatto, l'olfatto, perché no, insomma, tutto questo è vitale per noi. E quindi mi fa piacere che ci siano interventi. Io sono un po' orba, quindi vedo poco, Sì, no, confesso, ma questo è un modo qualcuno per sentire di più. parlava anche sì, di Kandinsky che parlava appunto di un coro che si ritrova sulla tela e che era un po' nella linea rispetto alla quale io dicevo dell'attribuzione dei colori ai suoni, agli strumenti musicali. Certo. E sicuramente appunto sul tattilismo c'è un discorso molto interessante, secondo me, sul cibo e sul gusto, Altro che. perché oggi si sta sempre più perdendo. Innanzitutto il cibo si guarda, lo si annusa e poi in bocca ha una sua temperatura, una sua tattilità. Ed è molto interessante il fatto che i futuristi, di quali si è anche molto criticato questo loro gusto un po' assurdo, esuberante di una cucina che spesso ha dato sapori non proprio così facilmente accettabili, però sono stati i primi a riflettere sul tema del cibo in un modo assolutamente moderno. Per esempio sulla preparazione del piatto e sulla presentazione, non in modo tradizionale, cioè il cibo ben confezionato, ma sull'importanza del colore nel piatto, della forma, dell'osare, di andare oltre, come dire, la naturale conformazione di un piatto in base agli ingredienti. Questo è assolutamente singolare e io cito, insomma, mi riferisco in questo momento a un intervento molto interessante del professor Raimondo Fassa, che nell'occasione della settimana della cultura italiana nel mondo, quindi della lingua italiana, in particolare della cucina italiana nel mondo, a Tunisi, dove lui è all'università per la Manuba, ha realizzato un video sull'arte e la cucina e parlando dei futuristi ha sottolineato quanto per la prima volta i futuristi, ad esempio, abbiano dato grande importanza al mondo vegetale, alle verdure. Che oggi è una cosa assolutamente banale, ma insomma, un tempo, a quei tempi, l'enfasi sulle verdure, sul vegetarianesimo era quasi una cosa, come dire, irriverente, quindi assolutamente, insomma, straordinaria. Ovviamente gli anniversari lasciano il tempo che trovano, però sono uno spunto per Certo. ricordare, per inverdire alcuni, appunto, alcuni episodi. Sì, tra l'altro, magari
Ecco, a questo proposito mi piacerebbe sottolineare una cosa che forse non ci siamo dette, ma in verità il sito di FVE riporta. I futuristi, ecco, è vero, Marinetti, la guerra, i suoi incontri nelle alcove, il suo maschilismo per certi versi. Detto ciò, lui riconosce a Marguerite Emery, che è stata una scrittrice francese, una prima queer della storia, riconosce il merito di essere stata, dice: non ho alcun merito io rispetto al tattilismo, questo lo dicevamo prima, ben altre persone ne hanno parlato prima di me, e cita questa figura. È stata una grande amica di Oscar Wilde, un'animatrice dei salotti francesi, e appunto dico. Una donna di grande intelletto al quale lui riconosce il merito di essere stata la prima a parlare di tattilismo. Quindi un Marinetti, come già dicevamo, più dolce, per così, volendolo definire in questo modo, comunque più disponibile e generoso nell'accogliere anche le idee altrui. Dicevo che pubblicheremo nella collana Radianze, a proposito di futurismo, questo lo dico perché mi è stato chiesto da una studiosa che si occupa anche di tattilismo e in generale del futurismo, se e quando sarebbe uscito. Dicevo, uscirà nella collana Radianze Al di là della materia, che è un testo inedito di Luigi Russolo. Luigi Russolo è stato naturalmente un altro dei grandi animatori, l'inventore geniale dell'intona rumori, è stato un pittore, quindi ha curato ad esempio diversi quadri che rappresentavano i fulmini e i cieli nelle loro diverse tonalità. Anche qui viene da pensare davvero alle tonalità musicali e quindi ai rumori e alla loro rappresentazione visiva. E questo testo, al di là della materia, stupisce per l'indagine, un grosso libro, sulla spiritualità e sulla conoscenza del sé superiore, appunto, intrapresa da Russolo. I futuristi, tra cui Russolo, sono stati molto attratti da tutto il mondo della spiritualità ed in particolar modo dall'antroposofia, che in quel periodo aveva in Rudolf Steiner, altro autore che pubblicheremo, e prima ancora Madame Blavatsky e tutta la sua teoria dell'antroposofia, i principali studiosi e rappresentanti. Quindi non mi stupisce, mi viene da dire adesso, quando tu parlavi della verdura e dei vegetali, questo interesse nei confronti di un cibo e di un'alimentazione diversa, proprio perché va incontro già ad una filosofia di cui forse oggi siamo molto più, forse, senza forse, che conosciamo molto bene, ma che è indirizzata verso la mancanza di carne, un'alimentazione priva di carne, un tipo di cultura appunto molto più elevata. Ecco, i futuristi sono stati da questo punto di vista, sono tutti da scoprire. Io adesso non voglio lasciarmi trascinare dall'entusiasmo e diventare quindi così un po' improvvisatrice, perché come succede quando ci si lancia sull'entusiasmo si perdono le scalette, però ritengo che forse questa sia anche un'altra un altro degli aspetti del futurismo di cui sarebbe molto interessante parlare con te, Ilaria, più avanti. Ma sì, soprattutto anche il recupero di una lettura nuova del futurismo e il recupero di un elemento che al di là dell'aspetto avanguardista, l'avanguardia è una moda e come tutte le mode passano, però al di là di questa scorza, per esempio dell'aeropittura, del mito della velocità, dell'enfatizzazione dei rumori, dell'arte dei rumori, perché si è affascinati dalla modernità della città, che oggi forse risultano per certi aspetti superati oppure troppo aderenti alla realtà per essere arte, esiste poi una traccia dell'arte che è quello che di classico rimane. Quindi l'importanza anche di
contestualizzare alcuni aspetti, superarli, però appunto dare una rilettura diversa agli aspetti più moderni, che sono spesso gli aspetti più sconosciuti. Tra l'altro c'è un grande ritorno all'interesse per il futurismo. In Emilia-Romagna, per esempio, è stato inaugurato di recente, mi sembra il 19 dicembre, il Temporary Museum dedicato a Umberto Boccioni, un esperimento assolutamente innovativo. La direttrice Beatrice Buscaroli, che è una storica dell'arte, che si è dedicata molto al futurismo, in particolare al futurismo dell'Emilia-Romagna, ma anche, come dire, a quei futuristi e quegli aspetti meno noti, perché poi sono stati bollati politicamente e quindi esclusi, così come appunto di Marinetti non si conosce questa dimensione invece legata alla fisicità, ripeto, non alla fisicità distruttiva della guerra come igiene del mondo, ma alla fisicità invece da recuperare attraverso la tattilità, quando parla dei sensi da rieducare, dal superamento della diffidenza dopo un tempo di paura rispetto all'altro. Beh, sono discorsi che purtroppo oggi ci toccano in un'attualità stringente pandemica, ma in generale fanno grande riferimento a quella che è stata l'evoluzione della psicologia. Certo. E quindi in questo senso, secondo me, sono assolutamente importanti, ed è questo forse l'aspetto rivoluzionario più importante, perché l'aspetto rivoluzionario, diciamo combattivo, armato, è quello che fa sì che quasi tutte le rivoluzioni finiscano nel nulla di fatto o nella ghigliottina. Perché una rivoluzione, oggi tra l'altro ricorrono 10 anni dalla rivolta, Volevo chiederti di questo, infatti, a sì, proposito di 14 ricorrenze, c'è una curiosa anni. coincidenza oggi. Nel 2011, una speranza di futuro in parte delusa, in parte congelata. Io credo che sia stata una rivolta compiuta, forse non una vera e propria rivoluzione. Il gennaio del 2011, in effetti, cade l'allora dittatore Binali. La rivolta comincia già appunto il famoso 17 dicembre del 2010, e diciamo in capo a meno di un mese tutto si risolve. Oggi, ecco, leggendo proprio i giornali dedicati, i giovani stanno ancora aspettando che quelle promesse di libertà, democrazia e dignità, cioè di lavoro, siano attuate. Quindi forse c'è stato un risveglio, indubbiamente, anche dal punto di vista culturale, visto che qui stiamo parlando di cultura, perché a volte queste spinte rivoluzionarie, le esplosioni, creano appunto un fermento. Forse questo risveglio non ha poi dato origine a una vera e propria rinascita. Quindi probabilmente, secondo me, anche appunto del futurismo, questa dimensione di questo manifesto, credo per lo più sconosciuto rispetto agli altri manifesti programmatici del futurismo, sia quello però che è più accogliente, più inclusivo e meno distruttivo. Insomma, mi sembra che in questo momento sia importante proprio cogliere questa dimensione. Non so se tu hai pensato di leggere ancora qualcosa. Ma guarda, io avevo pensato, ma sinceramente credo che proprio per una simmetria, a me farebbe molto piacere se tu avessi così, voglia di leggere a tua volta un brano. Tra l'altro io ricordo soltanto che ci sono anche altri due musei, ci sono due musei dedicati al tattilismo, che non ho ancora avuto il piacere, ahimè, di visitare, data la situazione. Uno ad Ancona e un altro a Varese, ma comunque mi piacerà poi parlarne più diffusamente in un altro incontro. Proprio Sì. perché credo che ci sia ancora molto da dire e anche magari parlare del museo curato da Beatrice Buscaroli e gli altri, cioè potrebbe essere davvero interessante esplorare questo nuovo linguaggio. Tra l'altro l'Italia, insomma, ha dato nel futurismo l'avanguardia per eccellenza all'Europa, perché poi ci sono state varie derivazioni come il raggismo in Russia, però il futurismo è tipicamente italiano, ma non ha un museo futurista in senso stretto. C'è il museo Infatti. del Vero, ci sono musei tematici, Certo. anche perché gran parte delle collezioni sono all'estero, però c'è questo bisogno anche, direi, di recuperare il tattilismo in quello che è una dimensione museale nuova,
che è il museo laboratorio, dove la sinestesia è proprio la centralità, no? Penso ad esempio al museo dedicato al vino a Bordeaux, ecco, lì è proprio un laboratorio, c'è una parte espositiva tipicamente museale, ma c'è una parte legata al gusto, all'olfatto, ai colori, quindi hanno una dimensione proprio, direi, tattile e sempre più. C'è tra l'altro anche l'utilizzazione della dimensione tattile nei percorsi, ad esempio per i ipovedenti o non vedenti, nei musei, Certo. che è, come dire, trova lì una prima gemmazione. Forse io prima di leggere il brano, volevo farti una domanda. L'unione, che nei tuoi libri mi sembra anche sia una scelta, dichiarata, tra parola e immagine. Direi che nel futurismo, come per esempio anche nei calligrammi di Apollinaire, tra l'altro c'è una dimensione anche grafica molto forte della parola. Quindi, che tipo di scelta hai fatto? Che valore dai a questa dimensione? Guarda, per me la parola e l'immagine sono strettamente unite, come lo è il linguaggio del sogno, il linguaggio onirico. Il linguaggio onirico si esprime attraverso immagini che però sono una condensazione anche di parole e di concetti. Quindi trovo che poter esprimere, io avrei sempre desiderato saper disegnare, dipingere, ahimè non so fare nulla, lo dico perché talvolta cerco di tradurlo poi nella scrittura, ma vi sono dei sogni che faccio che mi rammarico di non sapere, di non potere proprio ovviamente rappresentare, raffigurare, cerco di farlo attraverso la parola. Ma l'aspetto della parola e la sua rappresentazione, devo dire che al momento riusciamo a realizzarla anche grazie a queste copertine che sono ideate da giovani collaboratori e artisti di talento. Uno dei propositi è anche quello di lavorare con una grande pittrice, di cui per il momento non dico nulla per scaramanzia, ma sono certa che lei ci sta seguendo e sa di chi sto parlando, che sta parlando di lei, proprio per realizzare anche delle collane dedicate all'arte pittorica, con dei testi brevi, ma che siano davvero, come potrei dire, incastonati, in queste immagini. Dunque, per me l'immagine e la parola sono tutto. Non so, adesso non vorrei davvero tornare nella banalità, però è così che ci esprimiamo, il modo il coincidere, tra l'altro, di suono e di forma, di senso e di significato all'interno. Tu prima parlavi dei calligrammi, mi vengono in mente, ma adesso potremmo di Apollinaire, mi vengono in mente le rune per andare ancora più indietro, no? Il segno che coincide con la parola parlata, la parola, tutte le cosmogonie partono da un suono, il suono è già una rappresentazione della materia e dell'essere. Quindi il suono, la parola e l'immagine che ne derivano sono così strettamente uniti che, vabbè, adesso mi sto perdendo, però sì, per me fanno parte del mio mondo interiore e desidererei che un po' di questa bellezza che io percepisco quando parliamo come adesso possa tradursi anche nelle scelte editoriali e nei nostri libri, che io ho definito un po' visionari, proprio perché è così. Visionario è il sogno e il linguaggio da cui parto ha sempre delle tracce oniriche. È lì che, come torno a dire, l'immagine e la parola si intrecciano alle origini. In effetti, devo dire che con il futurismo e con le sinestesie di Marinetti, con la destrutturazione della parola che diventa suono, che occupa tutta la pagina, per cui la pagina scritta non è più la pagina classica, c'è un po' un superamento dei confini tra le varie discipline, tra le arti, e in qualche modo c'è un, come dire, un preludio di quello che poi sarà la rete. Oggi arriviamo all'estremo con i libri che attraverso i codici poi possono
permettere di ascoltare musiche, colori e quindi creare delle sinestesie interattive, ma in fondo il discorso parte da lì. Quindi è questa la rivoluzione più forte, a mio parere, del futurismo, non tanto quella urlata negli slogan di piazza. Ecco, Sono questo d'accordo. penso che sia la parte più interessante che oggi ci resta. E vi leggo queste poche righe, sono da Tatilismo, Filippo Tommasi Marinetti, ad Antignano, a sud di Livorno, il mare su quel bellissimo golfo che appunto guarda il sud della Toscana e guarda idealmente l'isola d'Elba. Nell'estate scorsa ad Antignano, laddove la via Amerigo Vespucci, scopritore d'Americhe, si incurva costeggiando il mare, inventai il tattilismo. Sulle officine occupate dagli operai garrivano bandiere rosse. Ero nudo nell'acqua di seta lacerata dagli scogli, forbici, coltelli, rasoi schiumosi, fra i materassi d'alghe impregnate di iodio. Ero nudo nel mare di flessibile acciaio, che aveva una respirazione virile e feconda. Bevevo alla coppa del mare piena di genio fino all'orlo. Il sole, con le sue lunghe fiamme torrefacenti, vulcanizzava il mio corpo e bullonava la chiglia della mia fronte ricca di vele. Una ragazza del popolo, che aveva odore di sale e di pietra calda, guardò sorridendo la mia prima tavola tattile. Si diverte a fare delle barchette? Io le risposi. Sì, costruisco un'imbarcazione che porterà lo spirito umano verso paraggi sconosciuti. Credo siano veramente parole folgoranti, insomma, Sì, ed è molto interessante tutto ciò che è ossimoro, no? Qui questo mare che è appunto flessibile d'acciaio, quindi ha veramente una grande modernità nel gusto, forse è proprio il preludio alla poesia moderna contemporanea. sono d'accordo anch'io. Io, che dici? Lasciamo che sia questo Marinetti così, a risuonare. Assolutamente sì. Intanto direi, per quanto mi riguarda, ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno assistito a questa nostra diretta e te, Ilaria, davvero per la tua generosità, per la tua professionalità, per la tua sensibilità infinita. Incontrarti per me è stato davvero uno dei doni che chissà, forse Marinetti ha contribuito a farci incontrare, non lo so, comunque è stato ed è, lo dico perché è vero, un vero privilegio, quindi ti ringrazio davvero di cuore per questa nostra prima, spero, diretta. Grazie, grazie a Marinetti, grazie al Futurismo, grazie a questa occasione, grazie soprattutto al pubblico e a chi ci ha permesso anche tecnicamente la diretta, a chi ha lavorato dietro le quinte. Grazie Chiara. Arrivederci presto allora. Buona Grazie. serata.